Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con questo fascicolo Quaresima 2023, un pane per amor di Dio. Interessa quella parte della diocesi di Vittorio Veneto che è presente nella nostra provincia, le parrocchie che sono sette nel, nei comuni di Borgo Valbelluna e quindi lo presentiamo. Il titolo di questo fascicolo, In ascolto del grido della terra e dei poveri, Quaresima 20 -23. la presentazione del Vescovo di Vittorio Veneto di questa parte della provincia di Belluno, Corrado Piziolo, presenta il legame con l'enciclica del Papa Francesco Laudato Si, sì, l'invito alla cura del creato e a condividere con fraternità e giustizia i beni della terra invita i lettori di questo fascicolo all'ascolto, l'ascolto del grido della terra e dei poveri. Il giornale presenta poi lo schema per ogni giorno del calendario della Quaresima ci saranno alcuni versetti tratti dal Vangelo del giorno, poi un brano dell'enciclica Laudato si, un'immagine su eventi che stanno accadendo, uno spazio per la preghiera libera e suggerimento per una buona pratica. Ci sono poi indicazioni su quella che è la realtà che viene presentata. Ecco la prima pagina qui ancora all'inizio della Quaresima, Vangelo, riflessione da laudato sì, non viene presentata una preghiera personale, una preghiera strutturata, viene lasciata alle persone e poi un'indicazione operativa. Ogni eh, Venerdì viene presentato un dato di fatto significativo qui, un miliardo di persone vive con meno di due dollari al giorno, già questo è un segno, poi abbiamo domenica una riflessione di un missionario e di seguito la presentazione di un progetto. Brasile, sostegno a persone malate di lebra, referente al centro sociale San Francesco di Assisi è un centro fondato da Don Mario Gerling, poi seguito da Sor Carmelita, accoglie malati di lebra che necessitano di assistenza sanitaria particolare. La diocesi contribuirà con Euro 2000. Ecco, e poi per ogni, per ogni giorno della Quaresima viene presentato questo, il eh, secondo progetto presentato, Chad ricostruzione centro di spiritualità, Bendoio, referente vescovo della diocesi, anche qui 5.000 euro di eh, supporto. Si continua. Poi ecco, vediamo un altro dato che viene presentato: 2000 miliardi di dollari spesi per armamenti nel 2021. Ecco, di fronte ai bisogni delle persone è una cifra veramente drammatica. Un altro progetto 2023. Ancora Brasile, un altro sostegno a persone malate di Lebra, referente al Centro Sociale San Francesco di Assisi, 2.000 euro di eh, contributo. Ecco quello di oggi, eh, 15 marzo 2023, il Vangelo, la riflessione, la preghiera personale e la buona pratica eh, che suggerisce ad esempio la scelta di una banca responsabile che rifiuti l'investimento in armi in relazione alla guerra. Ecco il giornale, il fascicolo, continua poi, ancora un'altra riflessione, 40.000 minori impiegati nelle miniere del Congo, ecco fatti drammatici che interpellano la nostra mente e la nostra coscienza. Costa d'Avorio, sostegno ai bambini accolti in missione, poi abbiamo... Ancora il colore della pelle è il principale motivo di discriminazione, approfondimento di un problema. Viene presentato poi un'altra iniziativa in Etiopia, progetto 2023, acquedotto a colle, referente padre Edoardo Rasera, sappiamo che l'acqua è uno dei problemi più grossi, che c'è in tante regioni: 3800 euro. Ecco e così si documenta. Come vanno a finire i soldi di quella iniziativa presente anche nella diocesi di Belluno Feltre, chiamata Un pane per amor di Dio, conosciuta nelle famiglie, in molte famiglie, per quella cassettina che viene consegnata all'inizio della Quaresima e che raccoglie i contributi che le famiglie stesse e le persone vogliono donare. Ecco il, il motto e il significato è in Quaresima i cristiani sono chiamati a fare qualche atto di digiuno, il digiuno si trasforma in carità. Ecco, e poi la, alla fine della Quaresima, quanto raccolto viene consegnato alla diocesi, al centro missionario e poi distribuito secondo questi progetti che anche in questo fascicolo sono ben elencati e ben presentati alle persone che tra l'altro possono anche scegliere se adottare con una offerta significativa qualcuno di questi progetti. Abbiamo visto Quaresima 23, un pane per amor di Dio, diocesi di Vittorio Veneto, anche per la parte che è presente in provincia di Belluno. Passiamo a rivista Feltrina, semestrale a cura della famiglia Feltrina, ecco questa associazione particolare che è presente soprattutto a Feltre e nella zona circostante. Ecco il primo contributo che offre questo giornale è il ricordo di Gian Mario Dalmolin, mancato il 12 novembre dello scorso anno, nato a Sovramonte e il contributo, la presentazione, il ricordo è fatto dall'avvocato Enrico Gaz, presidente della famiglia Feltrina, questa associazione culturale che vive in modo particolare nella realtà di Feltre. Ecco, eh, viene chiamato un presidente lungimirante, Gianmario Dalmolin, dove eh, fu capace di trasformare Famiglia Feltrina da circolo del notabilato cittadino in associazione di promozione sociale e rivista Feltrina divenne ciò che leggiamo ora dando fiducia a un gruppo di redattori giovani capaci e volontarosi. Viene poi presentato... L'ampio campo di servizio dove Gian Mario Dalmolin si è cimentato, dal campo degli studi a quello professionale, l'impegno nel mondo del terzo settore, dove Gian Mario ha risodato terreni molteplici, stando dentro il fiume riottoso della storia con un pensiero appassionato e pungente, tanto da essere e a volte avvertito come una presenza ingombrante e attuale. Esprime. L'amore e le battaglie per Feltre, di questo Feltrino, a tutto tondo, dice l'Avvocato Gass. Ecco, è stato capace di eh, coniugare la modernità feltrina con quello che è il passato, di edificare la memoria di fatti che non sono solo stati, ma hanno anche la forza di arricchire il presente. Ecco, il ricordo di questa persona che ha dato molto al Feltrino e a tutta la provincia di Belluno. La rivista passa poi a presentare, con un interessante contributo, Frigimelica dall'estero, Ecco, presenta un quadro eh, trovato a, a una mostra di Budapest Galleria Nazionale, eh, attribuito al Francesco Frigimelica, un pittore della nostra zona. 1560 con data di nascita incerta, è morto nel 1649. Il giornale, la rivista presenta poi un contributo interessantissimo con l'analisi di tutti i quadri presenti nella nostra provincia che fanno riferimento a questo artista e i quadri sono documentati e commentati nella loro presentazione. Si passa anche a presentare un altro pittore presente eh, con, i suoi, con le sue opere in provincia, Isepo Asola da Feltre, di cui non si sa molto, che è nato nel, mille, nel periodo del 1600 e anche viene presentato il figlio di Francesco il Giovane, Pompeoaco. Ecco, una interessante documentazione di questa presenza artistica. Viene presentato poi uno studio molto approfondito, la chiesa di Santo Stefano a Grum, dove di questa chiesetta si presentano tutti gli elementi nel corso dei secoli, con le diverse anche sovrapposizioni, i restauri, l'altare la, come si presenta oggi, eh, le, le realtà artistiche presenti, con uno studio approfondito e molto significativo. Viene documentata la campana che è stata rifusa alla fine della guerra dopo che la precedente era stata requisita dall'esercito austriaco. Ecco qui abbiamo un affresco restaurato sulla parete esterna dell'abside, è molto interessante questa chiesa che viene documentata anche dalla visita pastorale eh, nella parrocchia di Vignui e viene documentata la chiesa come si presentava alla realtà Ricordo del dottor Pietro Toigo della moglie Linda, ovvero dell'assistenza medica per 40 anni nel Feltrino, una riflessione sulle Dolomiti, pagine poi molto interessanti, se non anche drammatiche, geografia della memoria, voci e immagini del manicomio. Ecco questo impegno. Di una realtà, il Comune di Feltre, il Dipartimento di Studi Umanistici Foscari, l'Associazione Italiana di Storia Orale e Italiana delle Storiche, ha organizzato una scuola di storia orale per offrire strumenti teorici, metodologici e pratici per lo studio dell'esperienza manicomeniale attraverso le fonti orali. E accanto a questa ricerca orale c'è anche un'ampia e interessante, per quanto anche drammatica. Documentazione fotografica de, di questa che era una cittadella all'interno della città di Feltre, e le foto documentano bene questa presenza e questo significato. Ecco. Altri articoli poi rendono ricco e vario questo, questa rivista Feltrina nel numero di dicembre 2022 semestrale. Passiamo all'Unione Artigiana periodico dei Confartigianato Imprese Belluno, in prima di copertina un richiamo, non abbandonate le imprese che costruiscono l'Italia e poi un problema che in qualche maniera possiamo dire si è abbattuto nella realtà sociale dell'Italia, il bonus casa eh, con un cambiamento della legge che prevedeva eh, dei contributi particolari. La presidente Claudia Scarzanella avviciniamo i giovani al mondo artigiano. Ecco, si nota questa disaffezione da parte dei giovani di proseguire l'attività artigianale dei propri genitori, eh, si vede poi anche a livello di scelta delle scuole dove si preferisce il liceo al alla scuola artigianale e si eh, sottolinea la necessità di fare in modo che i giovani siano affascinati da questo mondo e che possano vedere in questa realtà la possibilità di innovazione e di realizzazione di se stesse, ecco dove le esperienze del passato e l'innovazione possono dare slancio a questa realtà che è un po' una importante, che è molto importante, una struttura portante, direi, dell'economia anche della nostra provincia. Queste imprese saranno così più forti, stabili e garanzia di presidio in un territorio che ha bisogno di queste forze giovani. Un'analisi di Michele Basso, il direttore, volete aumentate di 91 miliardi nel 2022, un dramma, questo aumento rincari più 142% dell'energia elettrica e il gas di 167, ora un po' in discesa, ma che rimane comunque un salasso significativo. Spettro superbonus, il Governo avrà il blocco dell'eccessione dei crediti, quella legge di cui dicevamo, confidiamo in misure salve imprese che altrimenti andrebbero in grosse difficoltà. La ripresa post-Covid, sospinta dalle costruzioni, i dati, viene dato Conto di questo impegno che eh, nella, nella realtà delle costruzioni è stato dato alla ripresa. Fondi di confine opere olimpiche, PNR, sono tante risorse, tantissime occasioni di lavoro. Vengono realizzate i contributi e le possibilità che vengono offerti anche alla provincia di Belluno, pioggia di milioni e di cantieri. L'artigianato canta, viene dato conto della presenza dell'artigianato bellunese al Festival di Sanremo con la gelateria carolina d'Arolt, con uno strumento particolare Fenmarmi e con la distribuzione del gelato, il carretto argenta eh, che conserva il gelato e lo può portare alle persone. Tra prospettive e incertezze, il periodo che si affaccia. E poi abbiamo un'analisi del mestiere del boscaiolo tra passione e tecnologia moderna, questo, questa realtà nuova che si presenta alla, al comparto del legno. Ecco, e poi il giornale continua con note che riguardano gli associati e anche la parte dei pensionati. Abbiamo visto l'Unione Artigiana, periodico di Confartigianato Imprese Belluno. Con questo si chiude. La nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno.